Se devo rapidamente fare un po' il punto, come mi obbliga, diciamo, questa funzione, diciamo, sulle discussioni, sugli interventi di stamattina, direi che si può individuare un filo rosso, diciamo, in tutte le relazioni. E questo filo rosso è l'analisi, diciamo, di un nodo, diciamo, che scandisce la storia della politica, diciamo, del PC nell'Italia repubblicana e fino agli anni 70, quando comunque il sistema politico entra in crisi. E questo nodo è quello, diciamo, di come tenere insieme, diciamo, un progetto nazionale, diciamo, di risposta, diciamo, politica al cambiamento, ai ritmi, alle forme del cambiamento e nello stesso tempo tutelare i vinti della modernizzazione, il problema di conciliare l'uno e l'altro momento. Per utilizzare, diciamo, la definizione che Giovagnoli dà, diciamo, della Democrazia Cristiana, credo che anche per il Partito Comunista, diciamo, in tutto questo arco di tempo, si ponga, diciamo, a ridosso di questa esigenza il compito, il problema di definirsi come partito nazionale, per usare questo termine, come partito italiano, diciamo, candidabile in ragione di questa composizione alla direzione del paese. E questa operazione, cioè, avviene, diciamo, in un arco temporale molto vasto, diciamo, che va dalla ricostruzione industriale allo sviluppo, diciamo, del fordismo, diciamo, e alla risposta che a questi processi di trasformazione viene data dall'altra parte attraverso, come dire, il programma e la proposta del centro-sinistra, diciamo. E la candidatura del PC, diciamo, a esercitare una funzione dirigente, diciamo, politica dirigente, prevede, diciamo, un proprio progetto di modernizzazione, cioè, definito da Settis, con cui concordo, diciamo, no? Incentrata sul protagonismo di classe operaia e ceti medi. È qualcosa, diciamo, che secondo me, come sta già, diciamo, per molti aspetti nel 45, diciamo, se si legge il convegno su ricostruire, diciamo, del 45, la proposta lì è una proposta, non mi pare di rivoluzione, diciamo, generale, ma di riforma, diciamo, del capitalismo nazionale. No, si parlerà poi di abolizione dei residui feudali e contemporaneamente messa in moto, diciamo, la costruzione di un binario, ricostruzione industriale e sviluppo democratico. Questo progetto certamente fa i conti con la guerra fredda, con la diffidenza, l'ostilità, cioè, nei riguardi del piano Marshall, dei valori penetranti dell'americanismo, poi, diciamo, la diffidenza nei processi di integrazione europea, diciamo, no? In funzione della difesa della sovranità nazionale. Questo è un nodo, un filo, diciamo, conduttore che anima certe, come dire, interventi, diciamo, negli anni 50. E qui, diciamo, c'è, mi pare, diciamo, in questa operazione una visione, diciamo, dell'economia in cui certamente c'è, come dire, percezione dei cambiamenti, denunzia, diciamo, degli effetti, diciamo, disgregatori, cioè in termini di disoccupazione, di persecuzione operaie nelle grandi fabbriche. Ma c'è anche, come dire, una visione che finisce con nazionale, che finisce con, come dire, limitare la percezione tempestiva, diciamo, del fatto che, come dire, anche l'altra parte, diciamo, il meccanismo economico contro cui ci si combatte, ha una capacità, diciamo, di promuoversi come esso stesso come motore di cambiamento e di una propria visione di modernizzazione. E giustamente mi pare che tutte le relazioni individuino, diciamo, il 55-56, da questo punto di vista il 55, diciamo, come momento spartiacque,
nella storia, diciamo, del rapporto PC-economia-Stato nazionale. No? La sconfitta alla Fiat costringe il PC, diciamo, a fare i conti con questa fase, per certi versi meteorica, diciamo, di sviluppo del fordismo, che nasce tardi e finisce, diciamo, presto, per certi versi, diciamo, no? E più tardi, e contemporaneamente con le scelte economiche del centro-sinistra, che si pone un problema di risposta a questo processo, diciamo, no? E qui stanno, diciamo, le due linee a cui si faceva riferimento, diciamo, di confronto all'interno del PC, diciamo, che sono due linee, diciamo, diverse di analisi della storia italiana, quella che sottolinea, diciamo, le permanenze, per dire in termini broderiani, diciamo, no? Individuate nella persistenza dell'arretratezza e del dualismo, è quella che invece individua, diciamo, nei nuovi movimenti, nei nuovi soggetti, diciamo, no? Il prodotto stesso dei processi di modernizzazione con i quali bisogna intervenire e di cui assumere per certi versi la guida. C'è il convegno sul tendenze del capitalismo italiano e c'è, come dire, una situazione certamente di, come dire, attenzione unitaria all'interno delle varie componenti della sinistra in direzione dei processi di cambiamento, diciamo, della struttura economica, del paese. E però c'è anche all'interno della sinistra, in ambito, diciamo, culturale, ma anche economico, una differenziazione, diciamo, no? Più sul versante politico, magari, che non sul versante sindacale, almeno inizialmente. Penso a tutte le elaborazioni di Preti, di Guiducci, passate presente, diciamo, sui caratteri del cambiamento in Italia e sul ruolo che deve giocare la classe operaia. Contemporaneamente all'avvio, diciamo, no, di una fase nuova di conflittualità operaia, cioè con cui la sinistra e il PC poi deve confrontarsi. Qui, diciamo, i moti di Piazza Statuto sono assunti come punto di riferimento, diciamo, della novità con cui bisogna fare i conti. Io aggiungerei, leggendo proprio la relazione di Settis, diciamo, che si convince, mi è venuto in mente, diciamo, un altro momento, un altro episodio, se vogliamo, minimo, diciamo, minore, diciamo, di minor rilevanza, di minore, come dire, eco, diciamo, ma forse allusivo, diciamo, al fatto che comunque già allora il quadro cambia, diciamo, e la necessità di fare i conti con questo quadro, urge, diciamo, no? E mi veniva in mente, l'interruzione, diciamo, nel 63, mi pare, diciamo, alla normale di Pisa, della lezione che stava tenendo, la conferenza che stava tenendo Togliatti, diciamo, interruzione ad opera di Adriano Sofri, che, come dire, contesta, diciamo, la fedeltà degli ideali comunisti al segretario del Partito Comunista, al di là dell'estremismo, come dire, del colore, diciamo, anche questo episodio, cioè, allude non solo alla conflittualità operaia, ma secondo me all'emergenza di una conflittualità giovanile e studentesca che nel corso, diciamo, di quegli anni comincerà a svilupparsi e ad affiancare quella operaia, costringendo il PC, bene o male, a fare i conti con l'una e con l'altra, diciamo, no? Ed è l'esplosione del 68, del 69, quando, secondo me, si chiude, diciamo, giustamente, la fase, diciamo, economica, politica, ma anche culturale, che comincia con la ricostruzione e il riavvio del sistema industriale in Italia. In questo senso, parallelo, diciamo, a questo percorso, mi pare quello relativo al rapporto sindacato-partito, diciamo, no? Che è l'altra colonna su cui si basa, come dire,
parte consistente della storia italiana, della storia del PC, diciamo, nella storia italiana del secondo Novecento. Perché nel sindacato il PC sperimenta, diciamo, in prima persona, come dire, i problemi, diciamo, vecchi e nuovi della classe operaia, di una classe operaia non concentrata solo nella grande fabbrica, ma in Italia, forse più che altrove, frazionata anche in piccola e media impresa. La risposta qual è? E mi pare importante, diciamo, no? Certo, e la risposta è l'autonomia. Diciamo, il riconoscimento dell'autonomia, che è una risposta certamente originale rispetto, come dire, agli orientamenti del movimento operaio europeo, diciamo, no? Ma che anche qui, diciamo, una riflessione, diciamo, non so quanto fondata, Maria Luisa poi lo dirà, diciamo, quanto questa esigenza di autonomia, diciamo, non risponda anche ad una diversa composizione culturale, diciamo, del mondo del lavoro, diciamo, no? Una componente cattolica forte, ne parlava, che si è organizzata in un sindacato autonomo, spaccando la CGIL, ma che tuttavia, con cui tuttavia bisogna fare i conti, diciamo, no? E questo problema, diciamo, è la questione cattolica, credo che sia un nodo, un problema. Cioè, su cui, come dire, che è parte, diciamo, del travaglio culturale, politico, ideologico del PC, diciamo, per tutta questa fase della sua esistenza, della sua vita, diciamo, no? E probabilmente, cioè, disoccupazione nelle campagne, nella città, frantumazione della classe operaia, ma anche, come dire, varie componenti culturali e religiose della classe operaia sono alla base di questa scelta, non solo la questione del corporativismo delle grandi fabbriche, della scelta di Di Vittorio in direzione di una mediazione politica, che viene sconfitta però nel 1955 e costringe Di Vittorio all'autocritica e il PC a rimettersi, diciamo, a studiare, a lavorare, diciamo, sul lavoro in fabbrica, sull'organizzazione del lavoro, a riconoscere, approfondire i temi del fordismo, il rapporto tecnici operai, a rivedere, diciamo, ad entrare di nuovo, diciamo, nel luogo da cui, come dire, era partito per certi versi. Diciamo, no? Rientrare nella fabbrica, fare i conti col mondo del lavoro, fare i conti, diciamo, con questa articolazione vuol dire comunque difendere e fare proprio con forza, diciamo, il concetto di la categoria di autonomia e nello stesso tempo però cercare di uscire da un isolamento che, come dire, negli anni 60, per effetto, come dire, delle politiche di centrosinistra, è un isolamento nel sindacato, ma è anche un isolamento nel quadro politico. Come dire, a fondamento, diciamo, come risultato, progetto, come prodotto, diciamo, della scelta dell'autonomia, diciamo, ci sarà come la spinta anche da parte del PC a guardare con favore un percorso di, come dire, risposta, diciamo, alla conflittualità operaia crescente attraverso una, come dire, ricomposizione, diciamo, dei soggetti sindacali, che darà vita poi in alcuni casi, diciamo, queste esperienze consiliari, ma soprattutto alla formazione della triplice sindacale, CGIL, CISL e UIL, diciamo, che dirigeranno l'autunno caldo, diciamo, no? L'incompatibilità è necessariamente il risultato di questa scelta, ma nello stesso tempo mette in risalto un altro elemento, diciamo, che, come dire, con le lotte 68-69 e con l'allargamento, diciamo, del quadro delle vertenze da parte della triplice, non più sul piano dei salari, ma sul piano delle riforme strutturali del paese, la casa, il welfare, l'istruzione, l'ambiente per la prima volta, diciamo, no? E tende a configurare, diciamo,
questo organismo unitario quasi come un soggetto politico, diciamo, autonomo rispetto al PC, diciamo, non solo, diciamo, in ambito sindacale, diciamo, no? E con cui il PC deve fare i conti. E il rapporto PC-sindacato, diciamo, di questo tipo, di questo livello, sarà alla base, diciamo, della storia, diciamo, del PC negli anni 70, del compromesso storico, della solidarietà nazionale, ma anche successivamente, credo, delle difficoltà che il PC incontrerà nel, come dire, intervenire, diciamo, mettendo in difficoltà la componente comunista, diciamo, no? Nella fase successiva, nei primi anni Ottanta, diciamo, a ridosso, diciamo, dell'esperienza fallimentare del referendum sui punti della Scala Mobile, diciamo, no? Il rapporto sindacato-partito incontra forti difficoltà, l'AMA stesso è in difficoltà, diciamo, almeno per quanto risulta, diciamo, e si avvia una fase, come dire, di declino, diciamo, del rapporto, ma è anche una fase di declino sia del sindacato per certi versi che dello stesso Partito Comunista, diciamo. Sul versante, come dire, diverso, ma che, come dire, sollecita altre riflessioni, a mio parere, guarderei la relazione di Colucci, diciamo. Credo che sia importante, diciamo, analizzando il fenomeno migratorio, porre al centro, diciamo, la questione del rapporto PC-migrazioni interne. Perché in questo senso acquista un rilievo importante, mi pare, studiare non solo, ma credo che vada sviluppato anche in termini, se vogliamo, di possibile discussione, confronto stamattina, diciamo, non solo un rilievo, un'importanza, un ruolo del gruppo dirigente nazionale, diciamo, no? Che interviene, diciamo, in alcuni momenti significativi, contro la legge sull'urbanesimo, e alcune leggi di intervento, diciamo, al momento dell'istituzione delle regioni, la regione Umbra e così via. Ma, come dire, è importante, diciamo, altri strumenti quando il PC, diciamo, deve fare i conti, diciamo, con problemi di consenso, diciamo, tra gli emigranti, diciamo, anche, diciamo, in termini, diciamo, quando le migrazioni interne dal sud verso nord, diciamo, modifica, diciamo, la composizione, ma anche il quadro politico-culturale, diciamo, i mondi diversi che si incontrano e il luogo in cui si incontrano i mondi diversi e in cui bisogna comporli, diciamo, ai fini, diciamo, della crescita di un consenso, è la sezione, diciamo, come primo momento, come luogo, la sezione territoriale, in cui per la prima volta questi mondi, diciamo, ugualmente politicizzati, tesserati, ma, come dire, con provenienze e con connotati per certi versi antropologici diversi, devono incontrarsi e fondersi, no? Il caso di Torino citato è un caso varie volte assunto come dire, espressione, testimonianza, come quadro, in cui questi fenomeni si manifestano e si cerca di risolverlo. E la sezione stessa, per certi versi, prima ancora forse che, come dire, la percezione della valenza nazionale di queste questioni, è il primo luogo d'impatto per le, credo, diciamo, per i migranti di ritorno, diciamo, con la crisi degli anni 70. Il primo impatto è con la sezione territoriale del partito. E la sezione territoriale del partito, per certi versi, assieme a organismi collaterali come l'ARCI, appunto, diventa, come dire, il luogo in cui, bene o male, si avvia una politica di confronto con i migranti stranieri. Gli anni 80, certo, registrano l'ingresso, diciamo, si diceva, di 400.000 migranti stranieri, ma l'avvio, diciamo, di una richiesta di una legislazione, la legge Martelli, quella Umbra, saranno le testimonianze e su cui il PC, diciamo, darà il proprio consenso. Diciamo, no? Però, come dire, è all'inizio. Diciamo,
di una fase, diciamo, no, che esplode poi negli anni 90 e successivamente, diciamo, no? Il 91 è l'approdo a Bari dell'ora, diciamo, nave con migliaia di albanesi che farà esplodere, farà per la prima volta, come dire, emergere, diciamo, la grandezza, la gravità di una questione, diciamo, di valenza ampia, diciamo, quasi continentale. Però in quel momento, in quel periodo, il PC sta morendo, sta finendo. Diciamo, no? La questione migratoria esploderà, diciamo, in questo senso, quando il PC, diciamo, non ci sarà più. Diciamo, la questione migratoria, diciamo, del sud verso il nord, diciamo, in un'operazione, come dire, di cucitura delle varie posizioni, delle varie interventi, diciamo, no? È un pezzo, diciamo, della storia del rapporto PC-Mezzogiorno. Da questo punto di vista, come dire, certamente certe forme radicali della storiografia più recente, penso ai saggi di Barone, per esempio, diciamo, no? Ha individuato anche nel Mezzogiorno, nella città, addirittura fino all'Ottocento, già fino all'Ottocento, primo Novecento, il motore di un processo di modernizzazione. Il termine è tutto, come dire, inizialmente del blocco, come dire, siciliano di Giarrizzo, diciamo, no? Il motore della modernizzazione del Mezzogiorno. E credo che, come dire, da questo punto di vista mi pare giusto, come dire, attutire questi elementi di radicalità, diciamo, no? Certo, il blocco agrario, diciamo, nel secondo dopoguerra è già incrinato, era si era incrinato negli anni 30, no? Le relazioni di Villari proprio a convegno su Togliatti del Mezzogiorno. Ma comunque il ruolo del partito nella scomparsa del latifondo, cioè nell'attacco al latifondo assenteista, diciamo, nella fine degli anni 40 è decisivo, diciamo, no? Ed è decisivo anche l'altro lato, che mi pare importante. Come dire, l'attacco al latifondo, cioè le lotte per la terra, hanno un risultato certo in grande balzo del Mezzogiorno, diciamo, no? Il saggio di Amendola del 73, se ricordo, no? Ma diciamo, il prodotto è anche un prodotto di modernizzazione civile delle campagne, di fuoriuscita, diciamo, uso un termine, mi pare, usato già da Togliatti, di plebeismo contadino, dal plebeismo contadino, in direzione di una militante comunista, di un cittadino italiano, diciamo, da parte dei contadini. Da questo punto di vista, diciamo, l'identità del partito meridionale esiste, diciamo, ed è il partito bracciantile, diciamo, il contadino comunista, diciamo, degli anni 50, fine anni 40, fine anni 50, su cui si innesta una dirigenza nazionale con una provenienza politica, culturale, non c'è dubbio, diversa, diciamo, no? Laddove si incrocia, secondo me, secondo i vari dirigenti, come dire, formazione prevalentemente leniniana e una attenzione alla cultura e alla recente conoscenza, diciamo, di Gramsci, diciamo, no? Sereni è un dato, e poi c'è Amendola, Chiaromonte, tra di loro sono anche, come dire, culturalmente hanno una formazione diversa. Questo quadro, diciamo, cambia, diciamo, perché poi bene o male anche nel Mezzogiorno, diciamo, per effetto, come dire, se vogliamo, di una come dire, estensione dal core of the world alle periferie, diciamo, dei processi di modernizzazione, di sviluppo del capitalismo, anche nel Mezzogiorno, come dire, il quadro cambia e il Mezzogiorno agrario e contadino, come dire, lascia il posto al processo di urbanizzazione, no? E le città nel Mezzogiorno cominciano a contare, e il problema del partito, dice, di passare da un connotato bracciantile al contadino, di un connotato diverso, è il problema che, come dire, il partito dovrà affrontare tra la fine degli anni 50 e gli anni 60.
quando anche il Mezzogiorno, nonostante alcuni caratteri, diciamo, su cui interviene in maniera pesantemente critica il PC, cioè il ruolo della Cassa del Mezzogiorno, le politiche di industrializzazione, i poli di sviluppo, diciamo, no? Con il loro esito, diciamo, fallimentare, diciamo, anche questi processi, diciamo, alimentano una trasformazione del Mezzogiorno, un passaggio, diciamo, del Mezzogiorno da un quadro bracciantile e contadino ad un quadro urbano, con cui il PC deve fare i conti, soprattutto quando, anche per effetto di questo processo di urbanizzazione, ma anche di, come dire, di crescita, diciamo, e di sviluppo per certi versi, di istruzione e di consumo, diciamo, per, come dire, introdurre per, come dire, già adesso le cose diceva Capuzzo, diciamo, e anche al Mezzogiorno cresce una conflittualità giovanile, una conflittualità studentesca, diciamo, no? Che come dire, tiene insieme aspirazioni, diciamo, ad un cambiamento e anche per certi versi aspirazioni a diverse forme di consumo, no? E che si incontra con queste medesime aspirazioni che vengono da una più giovane classe operaia, altrettanto per certi versi combattiva, su cui il PC punta per, come dire, costruire e far crescere un'area di consenso che registrerà tra il 68 e il 75 e 76. No? In questo senso mi pare che arrivando alla metà degli anni 70, diciamo, no? La relazione di Capuzzo introduce un tema, diciamo, no? In che modo, come dire, la risposta nazionale, perché quella comunque è l'ultima risposta nazionale, diciamo, alla crisi, diciamo, nazionale e internazionale che parte, diciamo, dal 73, diciamo, dai processi che lega la crisi petrolifera, diciamo, rivendicazione anticoloniale e così via, la risposta che il PC dà in Italia, diciamo, come un pezzo, diciamo, di una risposta che va data in termini più ampi, diciamo, internazionali. E sono gli anni della segreteria Berlinguer, quindi, come dire, il punto di analisi non può non far riferimento, come dire, al giudizio di Berlinguer, che giustamente è un giudizio che parte, che tiene insieme certamente, diciamo, negli suoi interventi già 72-73, diciamo, no? Sulle trasformazioni del capitalismo internazionale determinato, diciamo, no? Dall'emancipazione anticoloniale e, come dire, i riflessi, i problemi, diciamo, interni, diciamo, al paese, diciamo, del modo di affrontare contraddizioni, diciamo, determinate dalla crisi e accentuate, come dire, dalle contraddizioni storiche di questo paese e quantomeno dai problemi emersi dagli anni 80, diciamo, dagli anni, fine anni 60, primi anni 70. E questa crisi, diciamo, mi pare che emerga una lettura, come dire, forse in forme anche più chiare, diciamo, più nette rispetto a quanto avviene nelle analisi degli anni 50-60, una lettura, diciamo, della crisi come crisi generale del capitalismo, diciamo, internazionale e poi nazionale, diciamo, quasi come crisi finale, anche in questo caso mettendo forse un po' da parte, diciamo, no? Come dire, l'attenzione, diciamo, alla capacità di riorganizzazione, diciamo, e di diversa risposta, diciamo, da parte del capitalismo nazionale, oltre che dal capitalismo internazionale, e che non è riconducibile solo al, come dire, alla risposta reazionaria o fascista, insomma, no? In questo senso, come dire, il problema del ritardo o meno, punto interrogativo, diciamo, ma non tanto interrogativo, nella percezione, diciamo, del passaggio ad un quadro post-industriale. Con il discorso all'Eliseo, mi pare evidente un po' tutti gli interventi di Berlinguer, diciamo, da questo punto di vista, diciamo,
la risposta dell'austerità, che certamente non è una risposta in termini di pauperismo da parte sua, non è, è una risposta in termini di rivendicazione di una, come dire, perequazione, maggiore giustizia sociale, diciamo, no? Certamente densa, diciamo, di tensione etica. Io penso, diciamo, che questa tensione etica, francamente, posso pure sbagliare, diciamo, sono più orientato a vederne una, come dire, un'attenzione, diciamo, il prodotto di un'attenzione a settori, diciamo, di una cultura cattolica che anche allora conosceva un travaglio molto forte, diciamo, al di là dei rapporti Tatò-Berlinguer. D'altra parte, come dire, che questa visione della crisi sia vada interpretata in questo senso, diciamo, fa pensare, diciamo, a quando Berlinguer allude, diciamo, a ridosso, come risposta alla crisi, alla necessità, all'opportunità di introdurre, diciamo, nell'economia italiana, nel sistema politico, economico italiano, lui dice, primi elementi di socialismo, che è, come dire, campanella d'inizio, diciamo, di una nuova fase a cui bisogna prepararsi. E in questo senso mi pare giusto definire, cioè individuare elementi di anacronismo, diciamo, della proposta dell'austerità, diciamo. Quando la società post-industriale in Italia, bene o male, anche negli anni Ottanta, cambia la classe operaia, comincia a metterla, come dire, in una situazione minoritaria rispetto ad altre fasce sociali, diciamo. Cambia, e qui, diciamo, o comincia a cambiare il rapporto tra lavoro stabile e lavoro, si dirà, comincerà a dire flessibile, diciamo, no? E nello stesso tempo, come dire, anche qui per effetto, secondo me, anche dello stesso intervento delle politiche comuniste nella storia dell'Italia repubblicana fino agli anni 70, diciamo, una domanda che viene dalle famiglie non solo borghesi, ma dalle famiglie operaie, diciamo, di miglioramento delle condizioni materiali di vita, di aspirazione ad accedere ad un mondo estraneo dei consumi, diciamo, no? È qualcosa, diciamo, nuovo, importante, diciamo, no? Che, come dire, fa il paio con una crescita, un'esplosione, come dire, di questa cultura del privato, diciamo, del privato, della centralità, diciamo, delle esigenze dell'individuo rispetto alle esigenze del collettivo. Diciamo. Qui sta un nodo, diciamo, no? Che va articolato certamente anche dal punto di vista geografico, diciamo, no? Perché i cambiamenti sono vari, ma sono anche frazionati, diciamo. È 77, sarà l'Eliseo, ma è anche l'anno in cui Bagnasco, diciamo, fatte le dovute proporzioni, pubblica Le Tre Italie, diciamo, cioè l'anno in cui, come dire, comincia a emergere una percezione della diversificazione anche economica, ma anche territoriale del paese, diciamo, no? È l'anno dell'austerità, però contemporaneamente. Anche qui un riferimento rapido, se vogliamo, come dire, minore, ma allusivo a quanto succederà dopo, è l'anno in cui, il 76 anzi, è l'anno, cioè quando il PC è al punto alto, massimo di consenso elettorale, Guido Fanti, diciamo, governatore Presidente della Giunta Emilia-Romagna, sul Corriere della Sera, mi pare, lancia l'idea, diciamo, di una Padania, diciamo, no? Verrà, come dire, assalito, diciamo, dagli interventi di Chiaromonte, diciamo, sull'unità in difesa della visione unitaria del rapporto Nord-Sud, ma che mi pare, come dire, alluda anche in questo caso a un cambiamento profondo del quadro della mentalità dei consumi, diciamo, no? Degli equilibri tra le diverse componenti sociali che rivendicano come dire, pongono un problema di mutamento o di ridefinizione dell'identità, diciamo, del Partito Comunista e dell'identità del militante comunista.
questo punto di vista, se ci stanno, diciamo, no? A seguire, diciamo, c'è una consapevolezza forte. Se si leggono interventi su critica marxista, sull'unità, interventi nei congressi, questo è un nodo che riprende e come dire, e diventa per molti versi centrale, diciamo, no? Si allude allo stesso cambio del nome. L'89, il crollo del muro, da questo punto di vista, può essere visto, diciamo, no? Al di là di tutte le obiezioni che possono venire, pure giustificate, come, come dire, l'occasione, diciamo, no? Per prendere atto che un mondo è finito, il Novecento è finito, il Novecento di cui oggi parliamo, diciamo, di cui in questo convegno parliamo, è che il PC, diciamo, quel PC del Novecento si sta avviando ormai al declino. Io così mi autocensuro, diciamo, chiedo se ci sono interventi, diciamo, prima di ridare la parola ai relatori. Gabriele, non so chi sia Gabriele il cognome perché Gabriele per nome Siragusano. Buongiorno. non conosco tutti, diciamo, chiede la parola. Buongiorno a tutti. No, volevo chiedere, avevo delle questioni, mi è sembrato molto E si sente interessante. male. Sentite? Sì. Più che altro avevo delle considerazioni, una considerazione perché mi è sembrato molto, mi ha molto interessato nell'intervento del professor Capuzzo. Cioè il rapporto tra i lavoratori italiani e il terzo mondo, tra, insomma, per quanto riguarda la difesa dei diritti del lavoratore e il fatto che appunto la crisi italiana venga letta anche nel contesto di una crisi mondiale, del capitalismo mondiale, come ha detto il professor Masella. E mi sembra che ci sia da questo punto di vista un rapporto con il fatto che il PC non comprende subito le dinamiche della globalizzazione nei primi anni 70, come invece in realtà fa per esempio un partito come il PCF, anche se in chiave nazionale, insomma, perché per esempio sul pericolo che corre la produzione nazionale francese, per dire. E quindi come questo, insomma, anche nei primi anni 70, sia ancora una volontà di rendere consapevoli di favorire una consapevolezza della loro condizione ai lavoratori del terzo mondo, insomma. E come però questo si, diciamo, abbia un mutamento alla fine degli anni 70, quando si comprende che le multinazionali trovano un terreno fertile nel terzo mondo grazie all'incompletezza, diciamo, delle decolonizzazioni. Decolonizzazioni vengono viste un po' come qualcosa di incompleto a quel punto. E lì, a quel punto, la difesa quindi del lavoratore, diciamo, il lavoratore diventa più che altro non tanto favorire appunto una coscienza di classe per i lavoratori del terzo mondo, ma quanto in realtà difendere i diritti salariali anche dei lavoratori, e quindi questo è cercare di far avere pari diritti ai lavoratori del terzo mondo, perché questo avrebbe da un certo di punto di vista fatto in modo tale che, insomma, tolto strumenti di ricatto alle multinazionali e conservato anche un po' il ruolo sia della classe operaia europea sia i diritti appunto dei lavoratori del terzo mondo in questo caso, quindi si conserva anche un potere contrattuale della classe operaia europea. E invece per Michele Colucci ne avevamo già parlato l'ultima volta, un workshop che avevamo fatto qualche mese fa, e niente, volevo sapere se secondo lui, oltre appunto alle strutture del partito o associate al partito all'interno, cioè in Italia, che lavorano sui migranti interni, se queste cose, se queste strutture, se le strutture del partito funzionano anche all'esterno dell'Italia, appunto pensavo alle federazioni estere, questo già ne avevamo un po' accennato a questa cosa, e se queste federazioni estere diventano qualcosa di ufficiale all'interno del partito e se hanno un ruolo nel cementare, diciamo,
un po' la cultura e l'identità degli italiani all'estero. E per quanto riguarda invece la sezione di immigrazione, che a un certo punto diventa Commissione Emigrazione Immigrazione, negli anni 80, fine degli anni, metà anni 80, 86, e questa Commissione Emigrazione Immigrazione a un certo punto comincia a occuparsi anche di cose di cui si occupava la Commissione Esteri, la sezione Esteri, soprattutto per quanto riguarda l'Africa. Ecco, se questo ha un significato dal punto di vista anche appunto di come si legge il rapporto con il terzo mondo. Ti ringrazio. Adesso, chiede la parola Costa, a cui rivolgo la preghiera, di essere rapido, anche perché se ci sono altri interventi dovranno parlare, poi dovranno rispondere i relatori. Bene. Sarò breve. La mia domanda è per Bruno Settis ed è sul processo di modernizzazione, di come il PC interpreta la modernizzazione. E volevo chiedere se hai riflettuto sul ruolo del transnazionale in cui questi dibattiti prendono luogo, considerando sia i dibattiti dentro in Occidente particolarmente. I dibattiti sociologici e sull'automatizzazione, eccetera, che il PC continua a ritenere scadenti e inferiori, ma di cui ruba molti concetti in realtà, a parte condanne pro forma, ma anche il ruolo in cui la riflessione sovietica, perché è chiaro che nei dibattiti all'epoca l'Unione Sovietica, particolarmente nella riflessione tra XX e XXII congresso, riflette intensamente sul progresso tecnico e la modernizzazione industriale e quindi diventa una fonte di riflessione teorica, credo che a un livello che cui 10 anni dopo non ci sarà più, per cui sempre parte di questi scambi teorici dentro il mondo comunista globale. Grazie. Ci sono altri interventi? Aspettiamo con ansia, che qualcuno intervenga, in attesa di dare la parola ai relatori. Anche qui Tommaso Baris, chiede di poter fare una domanda. Due domande in realtà, Due molto domande. veloci. Una a Michele Colucci, perché avevo la sensazione, sentendo la sua relazione, come dire, che come dire, quella serie di iniziative, di attività, anche di programmi poi svolti a livelli regionali, poi in realtà un poco si perdano negli anni successivi, cioè non abbiano sedimentato una riflessione politica nazionale. Ad un certo punto, quando poi in realtà il fenomeno dell'immigrazione, penso ovviamente soprattutto al passaggio tra fine anni 80 e inizi anni 90, diventa, come dire, fenomeno al centro dell'attenzione anche mediatica. Una domanda poi anche a Massimo Asta, ha fatto giustamente riferimento al convegno su Togliatti e Mezzogiorno. Lì mi sembra che il problema di molti degli interventi, soprattutto ovviamente dei dirigenti che venivano dal Mezzogiorno, penso ovviamente a una figura che Massimo conosce bene, cioè La Torre, era in realtà già tutto incentrato sulla questione dei ceti medi. Sembra quasi, come dire, un tornare indietro sul fatto che l'indicazione avuta da Togliatti, che era anche quella, antica, cioè sostanzialmente coeva all'impianto del partito, di non fare solo il partito dei contadini, non fare solo il partito dei braccianti, anche quando quelle trasformazioni, ancora quelle che sono state poi richiamate, i mutamenti generali, non erano avvenuti, in qualche modo erano fortemente autocritici perché si partiva appunto dal fatto che non si era stati capaci di fare questo. Cito solo, ricordo proprio a memoria un'intervista che La Torre fa nel 1980 sull'Ora, parlando di un altro evento che è stato richiamato, cioè i movimenti giovanili, parla del luglio 60, e anche lì è tutta un'intervista in realtà anche in cui si ritorna sulla questione dei ceti medi, non siamo stati capaci qui al sud
almeno nella lettura ovviamente interna che dava il partito, di fare quello che è stato fatto da altre parti, cioè di costruire un'alleanza con una parte di quel mondo, il che poi ha ovviamente anche forti implicazioni politiche rispetto alla metà degli anni 70. Mi fermo qui e diciamo vi ascolto senza diciamo togliendo il video, però. Grazie. Altri interventi? Se tra un minuto, due minuti non c'è nessuna comunicazione, riaffidiamo tutto alle repliche dei relatori. Beh, credo che possiamo procedere, diciamo, alle repliche. Diciamo. Abbiamo una buona mezz'ora, 40 minuti, diciamo, di possibilità di discussione prima di chiudere. E, come dire, seguendo un po' l'orientamento preso ieri, diciamo, partiamo dall'ultimo per arrivare al primo, diciamo. Quindi magari comincia Capuzzo a rispondere. Sì, grazie delle riflessioni, del punto più che poi domande specifiche, ci sono stati dei commenti, delle integrazioni, insomma, rispetto quantomeno alla mia relazione. Sì, quello colpisce molto questa capacità di analisi e questa diciamo definizione di un quadro analitico della crisi degli anni 70 sulla base appunto di una connessione fra il costante fra il contesto italiano e quello internazionale come parti di un processo di trasformazione che deve mantenere appunto dei legami. Ora, in questo è evidente che c'è il portato di un metodo politico, di un metodo di analisi delle fasi storiche che è patrimonio appunto di un partito internazionalista come quello comunista. Se vogliamo colpisce perché poi questa occasione qua, il libro che poi ne uscirà, è legato al centenario, no? E quindi è un lavoro di storicizzazione, appunto, ci sono stati vari incontri, ne stiamo facendo un altro, andrà poi a collocarsi, immagino, dentro comunque un'attenzione anche mediatica, diciamo, a questa ricorrenza, e già ne vedo, insomma, alcuni segni. Che appunto paro, qual è l'eredità, che cosa rimane, come si può guardare questa esperienza per il futuro. Ecco, io trovo questo davvero poco utile, nel senso che, come veniva richiamato anche prima dal nostro discussion, stiamo parlando di una storia di un Novecento, poi magari ce ne sono altri Novecento se li guardiamo da altri punti di vista, ed è finito. E quindi uno storico misura la distanza. La distanza che colpisce è proprio questo modo di raccordare dimensione nazionale e internazionale nell'analisi politica anche dei processi appunto che riguardano il paese, nel senso che oggi insomma un'agenda politica che dice sì, dobbiamo affrontare le nostre questioni però dentro un quadro, non esiste, nel senso questo tipo di proposta politica che guarda a risolvere i problemi di casa propria pensando ai problemi del mondo, non esiste o quasi. Questo è davvero una cosa che colpisce perché, ed è una cosa appunto che noi facciamo costantemente nel nostro lavoro, è quella di misurare la distanza appunto tra una fase storica che evidentemente si è chiusa e la nostra. Rispetto a quanto dicevi, Gabriele, c'è anche da aggiungere questo. C'era anche un po' di
di illusione sulla natura dei regimi politici postcoloniali. C'è una rappresentazione un po' dicotomica fra diciamo l'azione neocoloniale dei multinazionali, vi dicendo, e i regimi, che un po', diciamo, negli anni 70 forse poteva essere anche rappresentata in modo più sfumato, avrebbe chiesto un mutamento di categorie che forse non c'è, e, mentre rimane appunto abbastanza ancorato, e pur essendo evidente che il tema è quello del fallimento del processo di decolonizzazione, o meglio, fallimento, insomma, dei limiti molto forti che quel processo, nel quale negli anni 60 ancora potevano esserci diciamo più larghe appunto aspettative di trasformazione globale, poi negli anni 70 cominciano, insomma, a mostrare evidenti limiti politici. Ed è comunque chiaro, e qua torniamo appunto sul discorso del legame nazionale internazionale, della connessione, che l'analisi della crisi degli anni 70, non dico secondo le formule crolliste della Terza Internazionale, perché nessuno lo pone in maniera così rozza, però è di nuovo diciamo patrimonio comune di una riflessione comunista non solo italiana, non solo i comunisti occidentali, ma anche sovietica, appunto, perché l'idea è quella che, se non di crollo, però insomma qualche difficoltà la stanno avendo, quindi vuol dire che qualcosa anche lì non funziona. E richiamo soltanto un'altra cosa, poi lascio la parola agli altri, perché Luigi Masella mi ha suggerito in realtà un'altra dimensione da esplorare, cioè quando si parla dei territori, no? E ho parlato appunto dell'utilità di una chiave di lettura geografica di quelle trasformazioni del partito tra gli anni 80 e gli anni 80, lo pensavo in termini di analisi storica delle differenziazioni geografiche. Forse sarebbe utile, e l'articolo di Fanti che richiamavi prima mi sembra un ottimo esempio, analizzare anche come il partito si confronta con quella teorizzazione anche sulle tre Italie e sull'evidente appunto riorganizzazione del tessuto produttivo, differenziazione interna, nei termini proprio di dobbiamo cambiare anche le strutture del partito, rapporto fra centro, periferia, forme più o meno federali, vi dicendo. Questo è un argomento che pensavo di trattare più dal punto di vista dell'analisi ex post che si può fare da storici su, diciamo, le differenziazioni territoriali del consenso e del tessuto sociale, ma credo sarebbe interessante guardare proprio anche a come il partito in quegli anni pensato appunto e discusso questa trasformazione. Grazie. Diciamo adesso la parola, i 5 minuti di replica ad Asta. Sì, grazie. In 5 minuti raccoglierei qualche suggestione che viene un po' sia dall'intervento del discussant, sia da alcune domande che sono state poste anche non sulla mia relazione, che comunque ma intanto su l'aspetto che mi sembra più importante è quella del PC riformatore, che è una categoria un po' problematica, che è stata già affrontata con riguardo al periodo in particolare degli anni 70. Diciamo che per il periodo che più mi riguarda, il PC riformatore, si è guardato anche la questione dei ceti medi. Il dirigente a cui si attribuisce un scarso interesse per i cittadini, ma soprattutto per i piccoli contadini coltivatori, è Grieco, che è responsabile della commissione agraria. Se si guarda però i progetti di riforma agraria, quindi qua siamo proprio sul dibattito di idee durante i governi di unità nazionale, il progetto più modernizzatore
ovvero che guarda non soltanto il lato fondiario, ma anche quello produttivo, capitalistico, quello di Grieco. Altra questione è quello se fosse politicamente fattibile, proponibile, là interviene Togliatti, cambiandone alcuni caratteri. Però c'è una capacità durante i governi di unità nazionale di pensare in quel senso. Del resto Grieco era per la rivoluzione democratica nel Mezzogiorno, non per quella socialista, quindi per uno sviluppo capitalistico delle campagne, soprattutto per l'abolizione totale della rendita. E con questo, diciamo, ci sono secondo me delle discussioni che vanno tenute insieme anche quando si guarda il PC negli anni 70, Berlinguer, tra polemiche che c'è su un PC antimoderno perché contro i consumi, anche il PC negli anni 70 era per i consumi pubblici ed era per ridurre i consumi privati. E diciamo, si può tenere insieme questo ragionamento anche se si guarda al Mezzogiorno, alla cassa per il Mezzogiorno, perché là c'è tutto un discorso storiografico di rivalutazione di questi istituti e l'intervento straordinario democristiano, e penso che comunque, almeno questa è la mia opinione, si debba un po' evitare gli estremi, ovvero ritornare ancora alla questione sul fatto che la cassa del Mezzogiorno fosse una gran cassa del Mezzogiorno, come era stata definita dal PC negli anni 50, e dall'altro che fosse l'istituto più moderno di cui l'Occidente disponeva. Ci sono dei dati diciamo quantitativi, ovviamente il gap tra Mezzogiorno e il resto d'Italia si accorcia, la forbice si restringe tra gli anni 60 e gli anni 80, ed è l'unico momento in cui questa forbice si restringe, quindi questo è un dato fondamentale. L'altro dato è che se si guarda una buona parte del settore meridionale insulare, diciamo la geografia non corrisponde esattamente al Mezzogiorno, alla divisione delle regioni, perché già negli anni 80 c'è la Terza Italia che si affaccia sul Mezzogiorno, sul lato meridionale della Puglia, su parte della Campania, l'Abruzzo, però diciamo che una buona parte del Mezzogiorno nell'81 ha gli stessi indici di industrializzazione che aveva l'Italia centrale nel 51. Questo è un altro dato di cui tenere conto. Quindi se teniamo conto anche di questo, quindi non solo delle distanze e delle discontinuità, ma anche delle permanenze, di come possiamo guardare da storici alla capacità di un partito di leggere il presente e di vedere la prospettiva, la critica alla cassa per il Mezzogiorno del PC era una critica modernizzatrice, non era una critica antimoderna. Ovviamente i comunisti, in termini marxisti, criticavano, diciamo, nel loro discorso parlavano di alta composizione organica del capitale, ma adesso gli storici economici ovviamente in una prospettiva non marxista comunque possono parlare tranquillamente di alta intensità di capitale, ed è questo che portava una bassa ricaduta sul territorio delle migliaia di miliardi che erano stati spesi dalla cassa per il Mezzogiorno. Quindi il fatto lo sviluppo comunque nel sud arriva dalla piccola e media impresa, là il PC le vede queste dinamiche economiche sin dagli anni 50. Quindi questo mi sembra un po' un dato di cui tenere conto. Sulla domanda di Tommaso è centrale, la questione dei ceti medi effettivamente è centrale per Pio La Torre, è centrale per il PC, è centrale negli anni 40 ed è centrale negli anni 70, con una differenza direi, negli anni 40, nel secondo dopoguerra c'è una divergenza, almeno io mi sono fatto questa pressione su Togliatti. Togliatti vede l'importanza dei ceti medi, ovviamente per la sua politica nazionale che tutti conosciamo. Nel Mezzogiorno penso che i ceti medi per Togliatti avevano un'importanza particolare in funzione di stabilizzazione per evitare, diciamo, un ritorno al fascismo, per evitare che quei ceti medi del Mezzogiorno si spostassero a destra o comunque rimanessero a destra. Dall'altro lato forse, ma parliamo veramente dell'inizio delle lotte 44-45, sottovaluta un po' la capacità che può avere il PC e le sinistre di dirigere quelle lotte contadine, di avere un'espansione importante come l'ha avuta grazie al movimento nelle campagne. E c'era, questo sempre riguardo a quello che diceva Tommaso, sì, effettivamente si ha un'impressione, perché io ho letto un intervento
pare fosse a Bari, tenuto a Bari da Togliatti, credo nel 62-63, riguardo proprio alla separazione totale tra campagne, tra il PC, che era un PC rurale, e i ceti medi e il resto della società, vediamo nel 63, e che era quasi con le stesse parole, qua mi riferisco anche al concetto di plebeismo contadino, quasi con le stesse parole pronunciate da Togliatti nel 47 a Messina, dove là critica, là era una diretta critica alla gestione del PC fatta da Licausi in Sicilia, che era più classista, più attento ai contadini, ai senza terra, ai braccianti. Quindi diciamo che ci sono queste permanenze, ovviamente con una differenza, perché secondo me negli anni 60 c'è più ovviamente il problema di espandersi, di espandere i consensi, di creare delle alleanze tra classi sociali, mentre negli anni 40, come avevo detto, la posizione di Togliatti secondo me va letta in quella prospettiva. Quindi direi questo, direi che a proposito sempre della modernità del convegno del 75, ma ci sono sicuramente diverse nel contesto, insomma gli anni 70 anche nel Mezzogiorno, acquisiscono dei colori anche inquietanti, c'è la rivolta di Reggio, sono gli anni 70 della crisi economica, però credo che c'è comunque un aspetto che forse va indagato meglio anche con altri strumenti riguardo un po' al passaggio tra fase contadina, tra fase rurale, fase industriale e del terziario, dei ceti medi, del PC e quindi quei toni autocritici e critici che ovviamente sono interni a un discorso di partito, a una storiografia di partito che guarda che legge i limiti e fa autocritica per andare avanti, no? Per portare avanti il movimento. Ma penso che ci fosse anche una difficoltà un po' a prendere atto del fatto che il PC aveva avuto un ruolo fondamentale nella protezione delle classi subalterne della società meridionale dalla modernità, nonostante avesse uno sguardo modernizzatore su quella società arretrata, e che questo derivava dall'atteggiamento, dalla prospettiva che era propria di un partito, che era stato un partito rivoluzionario, di identificarsi in una visione prometeica della storia, del ruolo delle classi e dei partiti che rappresentavano le classi popolari. Grazie. Aspa. La replica adesso tocca a Colucci. Allora, eccomi. Dunque, sono stato sollecitato soprattutto da Siracusano e da Baris e anche da Masella nella sua momento. Partiamo da Siracusano. Sicuramente le strutture estere del PC sono strutture che vanno ancora collocate a livello storiografico, vanno molto approfondite, soprattutto per quello che riguarda gli anni 60, 70, 80. E oltre alle federazioni estere, penso che se parliamo di immigrazione un ruolo decisivo lo ha la FILEF, la Federazione Italiana Lavoratori Immigrati e Famiglie, che nasce nel 1967. Quindi gli attori sono molti e devo dire, rispetto a quello che diceva Gabriele, è sicuramente molto ricco lo spettro di analisi che muove questo attivismo all'estero, che parte da una prospettiva che è la prospettiva internazionalista, che negli anni Ottanta si muove dentro anche il paradigma del pacifismo internazionale. Questo è un tema molto ricco di spunti. Quegli attori che ho sommariamente richiamato prima, che si muovono sul territorio rispetto alle tematiche embrionali dell'immigrazione straniera, negli stessi anni, negli anni Ottanta, sono coloro che si muovono per esempio contro i missili a Comiso, sono coloro che danno vita a tutto quel fronte di intervento che riscopre anche per esempio le questioni ambientali, però
con una grossa vocazione internazionale e internazionalista, quindi sicuramente c'è questo nesso. D'altra parte questo respiro diciamo dell'internazionalismo era presente anche in quei tentativi del PC fin dagli anni 50 di costruire, potremmo dire, dal basso una politica migratoria nazionale e internazionale, facendo leva sulle relazioni tra le organizzazioni sindacali e anche tra i partiti fratelli. Questa è una trama che scorre sotterranea, insomma, in tutta la seconda metà del Novecento e che però diventa effettivamente politica migratoria soltanto in alcuni casi. Un caso interessante su cui rimando poi per approfondimenti è quello con la Jugoslavia, dove c'è un rapporto molto stretto tra sindacati italiani e sindacati jugoslavi, in cui c'è un ruolo importante del Partito Comunista, soprattutto quello del, diciamo, del Friuli Venezia Giulia, nell'anticipare i flussi migratori e nel dargli una cornice e una mediazione a livello politico e a livello sindacale. Il fatto che negli anni Ottanta chi si occupava di immigrazione si occupava anche di emigrazione, sempre per stare sulla domanda di Gabriele, non ci deve stupire. Cioè, oggi noi siamo abituati ad avere dei paradigmi, delle chiavi di lettura che separano emigrazione e immigrazione, che fanno guardare a questi fenomeni come un po' a entità distanti, lontane tra loro. In realtà in quegli anni c'era in qualche modo la consapevolezza che parlando di immigrazione si stesse parlando comunque di un flusso di lavoratori e lavoratrici che era molto imparentato a ciò che stava avvenendo o era appena avvenuto ai lavoratori italiani che erano andati all'estero e che erano rientrati o che stavano rientrando. Per questo all'interno delle strutture organizzative per molto tempo si usa questo doppio meccanismo, commissione, emigrazione, immigrazione, iniziative di studio, di elaborazione, di convegni e via dicendo. Quindi c'è sicuramente la consapevolezza di una continuità che poi si va a rompere con gli eventi del 1989, 90, 91, sicuramente la vicenda degli albanesi richiamata da Masella è fondamentale. Ecco, quindi diciamo in quegli anni effettivamente c'è una rottura che però è una rottura parallela alla fine anche del Partito Comunista. La domanda di Tommaso Baris rispetto alla dinamica dell'intervento regionale. Io, diciamo, nella relazione mi sono soffermato soltanto su una porzione di questo intervento, ovvero la congiuntura alla metà degli anni 70 di questa massa enorme di persone che rientra in Italia, su cui si addensano i problemi della disoccupazione, della riqualificazione professionale, del reinserimento del territorio, insomma, e quindi, come dice giustamente anche Masella, spesso i terminali, anche organizzativi del partito, sono i primi soggetti a cui far fronte. Dove i comunisti siedono anche con ruoli importanti dentro le amministrazioni locali e in particolare dentro le amministrazioni regionali, la risposta è più articolata e questa risposta articolata si lega anche all'elaborazione che viene fatta negli stessi territori sui temi dello sviluppo, dell'arretratezza, della modernizzazione, del rilancio, del contrasto allo spopolamento. Ecco, il caso dell'Umbria è interessante non solo perché è la prima regione dove viene elaborata una legge regionale sull'immigrazione, ma perché, per esempio, la rivista Cronache Umbre, una rivista appunto comunista, accompagna questa riflessione con effettivamente la maturazione anche di un intervento su questi fronti, che si muove poi anche proprio nella consapevolezza di un aggancio a quello che diceva prima anche Massimo Asta, un aggancio anche alle suggestioni di quella che si va definendo come la cosiddetta terza Italia, questo però già nella seconda metà degli anni 70. Attenzione però che queste politiche virtuose sul ritorno degli migranti garantiscono anche la difesa del territorio dall'abusivismo edilizio, un classico delle conseguenze di un ritorno degli migranti non governato. Garantiscono il reinvestimento delle rimesse in piccola e media impresa,
e non in una dispersione sul territorio dei capitali che rientrano, mettono in atto effettivamente il tentativo di un governo di questi flussi che su una scala minima, come può essere quella della regione Umbria o come quella dell'Emilia Romagna, dove anche lì i comunisti erano al governo delle regioni, che però garantiscono in qualche modo un equilibrio a questo ritorno. Poi questo equilibrio e diciamo la disseminazione di questi casi locali sul territorio nazionale sono ancora da studiare, e bisogna fare ancora un po' di lavoro per capire questi nessi. Ecco, però lo sforzo interpretativo di considerare immigrazioni interne non come, diciamo, dei movimenti che a livello storiografico sono esclusi, sono anomali, sono fuori, diciamo, dall'orizzonte interpretativo di ciò che succede poi in Italia. Ecco, questo sforzo secondo me è utile da fare, soprattutto nella ricostruzione poi dei casi locali e delle realtà territoriali. In alcuni frangenti, come nel caso precedente dei primi anni 60, questo sforzo i comunisti riescono a ricomporlo anche con iniziative che hanno successo a livello nazionale, come è con la legge contro l'urbanesimo. In altri momenti invece questo sforzo nazionale non trova lo stesso coronamento. Ok, ti ringrazio. Diciamo la parola a Maria Luisa Righi. C'è? Ci sono, grazie. Allora, io sono stata sollecitata da Masella, che mi ha fatto notare le difficoltà che dopo il 70 il PC avrà nei confronti del sindacato. Io posso anche, diciamo, rovesciare l'osservazione: anche il sindacato trova delle difficoltà a rendere coerente la linea che ha costruito successivamente. Se il PC perde le elezioni nel 79, il sindacato prende la scopola a Torino, sempre Torino, sempre la Fiat. Anche nell'80, secondo me, si apre un processo di revisione delle politiche, diciamo un'autocritica, ma in questo caso le risposte a quella crisi non sono univoche. Si produce un conflitto interno di fatto e una divaricazione appunto delle risposte, il che rende più diciamo ammirevole la qualità dei gruppi dirigenti del 55, che seppero dare invece una risposta coerente e in grado di costruire una via e una prospettiva. Dopodiché io confesso la difficoltà ad approcciarmi alle vicende degli anni 70 e 80, di farne storia, perché sento che interferiscono in me le passioni personali anche di giovane militante nelle vicende di allora. E mi sembra che anche nella storiografia si assumano spesso e volentieri le posizioni delle minoranze di allora come le linee che avrebbero condotto, diciamo, alla vittoria, ad altri esiti. Ma forse se sono rimaste minoritarie è perché sono espressioni di pulsioni minoritarie. E, banalmente, dopo il 68-69 non viene il successo elettorale del PC del 75-76, viene le elezioni del 72, che sono una vittoria delle destre che porteranno al governo Andreotti Malagodi, e quindi, diciamo, sono questioni un po' complicate. Io, proprio per stare giusto nei termini, vorrei ribadire che l'autonomia nasce nel PC, o meglio è un invito a una diversa base sociale, a una diversa organizzazione del sindacato che dia autonomia al sindacato rispetto al partito, che è già stata documentata da Cornero. È il declinarlo in chiave di incompatibilità che appare una scorciatoia che si coniuga da una parte con una critica ai partiti,
all'antipartitismo che comincia a nascere in quegli anni e che si coniuga soltanto con una visione pansindacalista che è, diciamo, un tornare indietro al surrealismo di inizio Novecento. Quindi, diciamo, il tema è lì, se la soluzione adottata abbia o meno, non solo a quali esigenze ha risposto, perché a delle esigenze ha risposto, visto che fu adottata e votata da tutte le organizzazioni sindacali, ma come abbia poi risposto alle domande che si sono poste successivamente. Anche perché, appunto, la grande visione pansindacalista che si chiude poi di fatto nel 72 all'incirca, non riesce a portare a casa quelle riforme generali che intendeva porsi. E questi, io mi chiudo qua, grazie. Ti ringrazio, Maria Luisa. La parola a Settis come ultimo replicante. Vabbè, sinteticamente rispondo su due delle sollecitazioni che ho ricevuto, per le quali vi ringrazio. In primo luogo la questione dei giovani e degli studenti che ha posto il professor Masella. È un tema a cui ho volutamente solo alluso, ma è in effetti certamente si intreccia con le questioni di cui ho parlato. L'episodio di Sofri e Togliatti, che è stato richiamato, è importante, mi pare, in primo luogo per il suo significato simbolico, spesso ricordato anche dalla storiografia amichevole verso Sofri, eccetera. Lo sarebbe di più per quelli che sono i nostri temi, per i processi che sono stati sul punto di mettersi in moto e non è successo, se è vero quel che ha riferito, mi pare, Luciano Barca, dicendo che Togliatti era tornato da quella visita a Pisa dicendo che il partito doveva occuparsi più dei giovani, ma poi il tema fu lasciato cadere, se è vera questa cosa. Comunque l'episodio potrebbe ovviamente dirci altre cose, la traiettoria di Sofri non va assolutizzata, altri dei partecipanti a quell'incontro e uno degli organizzatori tra gli studenti, Gianmario Cazzaniga, per esempio, invece hanno traiettorie diverse che approdano, seppur una decina d'anni dopo, anche al Partito Comunista stesso, e comunque nel frattempo hanno un intreccio tra militanza politica e militanza sindacale che andrebbe preso in considerazione. Per quanto riguarda più in generale la questione dei giovani, sarebbe interessante metterla a fuoco meglio, non ho gli strumenti, se non per dire che diciamo che il Partito Comunista vi si approccia in questi termini, ecco. Il fatto che non vorrei essere io a metterla nei termini di questione dei giovani, ma è così che viene descritta, è una categoria degli attori più che nostra, degli studiosi, io penso che vada compresa in primo luogo in questo modo. La sua prima apparizione è in chiave un po' moralistica di fronte alla crisi delle nuove generazioni, chiamando così gli adolescenti che non hanno fatto gli anni della resistenza sostanzialmente e che appaiono un po' corrotti dai costumi americani o inglesi, insomma i Teddy Boys, eccetera. Questo appare sulle pagine di Rinascita negli anni 50, nei primi anni 50 soprattutto, via via ha una definizione un po' migliore, e negli anni 60 il tema della crisi delle nuove generazioni è affrontato in modo senz'altro più intelligente, seppur comunque con dei limiti profondi. Non mancano accenni ai desideri di consumo che sono inediti, ma anche questi mi sembra che rimangano tutto sommato molto al di sotto degli effetti di rottura di lungo periodo a cui ho accennato anche nel testo. Quindi il tema delle nuove generazioni e della cosiddetta crisi delle nuove generazioni è presente nell'elaborazione del partito, ma con una certa discontinuità e comunque senza mai essere all'altezza dei problemi, perlomeno fino al 68-69. Problemi di lungo periodo, ripete, non di breve. Un'ultima osservazione su questo, molto rapidamente, è naturale, è consono ed è certamente giusto contrapporre nel loro intreccio 68 operaio, 68 studentesco, mobilitazione operaio, mobilitazione studenti,
sarebbe interessante vederli anche nella loro unione, come due fenomeni che si uniscono, quelli dei delle mutazioni che intervengono nelle nuove generazioni. Complessivamente una società più istruita, anche i lavoratori sono più istruiti, non tutti i figli di operai sono studenti, assolutamente, ma è una società complessivamente più istruita quella con cui il PC si confronta, e quindi con dei limiti, come dire, con delle demarcazioni tra studenti e operai che sono in realtà meno con più sfumature sociologiche di quelle che il binomio classico potrebbe forse far sospettare. Ecco, con una mutazione in corso di cui il PC si rende conto solo fino a un certo punto, ma è il problema se lo pone, assolutamente. Vado molto, molto brevemente, ovviamente, su questa questione, sarebbe molto complessa. La seconda questione, ringrazio molto Ettore Costa per averla posta, perché mi rendo conto che è stata solo sullo sfondo della mia argomentazione, anzi più nelle note che altro, il carattere transnazionale dei dibattiti a cui sto facendo riferimento. Sicuramente è un dibattito, sicuramente c'è, è presente, è forte, è in primo luogo un dibattito internazionale nella misura in cui vede l'Italia in una posizione di interdipendenza nel blocco occidentale, eccetera, eccetera, e questo non ci sarà bisogno di spendervi altro tempo. È transnazionale nella misura in cui ovviamente si nutre di idee, modelli, prassi, miti, libri, riviste, che provengono da altri paesi e in altre lingue. E su questo il PC si pone, per quanto riguarda il mondo occidentale, è sostanzialmente integrato in questa sua transnazionalità, si integra con quelli che è il resto del dibattito sull'industria, da parte anche degli stessi industriali, degli stessi sostenitori della produttività. I suoi giudizi, i suoi metodi di analisi sono certamente diversi, ma le sue fonti sono in gran parte le stesse. Le analizza contropelo, le analizza con altri strumenti, però si tratta di analizzare dei corpus abbastanza ben riconoscibili di fonti che tutto sommato si ripetono. Da questo punto di vista è esemplificativa, e non dico niente di nuovo, la relazione di Trentin al convegno del 62, quella è probabilmente la più intelligente, la più ricca. C'è da dire che Trentin, oltre a essere uno studioso molto completo, era anche uno dei pochissimi ad aver avuto esperienza di studio negli Stati Uniti, seppur solo per 6 mesi ad Harvard, e comunque insomma aveva una conoscenza veramente molto pronunciata, e la bibliografia di cui fa uso per quell'analisi è estremamente completa, anche se poi Magri nel dibattito fa notare alcune lacune. Però senza andare a vedere Trentin, che è un caso classico di questo, vi sono anche molte altre analisi, per esempio la questione delle human relations, che vengono analizzati con riferimenti ai dibattiti stranieri. Prendiamo un volumetto sulle relazioni umane di Fabrizio Onofri e Mario Spinella, che non hanno una formazione internazionale, ma discutono questo tipo di letteratura, quindi letteratura di piano Marshall e post piano Marshall, come è arrivata in Italia, come è stata tradotta, eccetera, eccetera. Quindi un dibattito comunista internazionale e un dibattito comunista che nei suoi caratteri transnazionali replica e passa contropelo quelli di una grande vague produttivista nel mondo occidentale. È chiaramente un dibattito, e questo carattere transnazionale è, come è chiaro a quello che ho detto, molto sbilanciato, cioè molto più in entrata modelli stranieri che arrivano in Italia che non in uscita. Vi è qualche eccezione, come l'intervento di Magri del 62 che viene tradotto sulla rivista di Sartre, ma mi sembra che siano minori. Può venire in mente il Gramsci di Americanismo e Fordismo, che negli anni 50 viene tradotto in francese, ma è un discorso ovviamente a parte rispetto a quello di cui stiamo parlando, anche se è influente su di esso. Una caratteristica particolare è quella della presenza del modello, dei modelli, delle esperienze, dei dibattiti del mondo socialista, ovviamente.
Ringrazio Ettore anche per averla ricordata e per averli subito separato, mondo occidentale e mondo socialista. E questo è presente sicuramente in forma mitica o, per riprendere l'espressione di Marco Fincardi, metaforica. Su questo direi che centrale è la questione dello stacanovismo, ovviamente, scusate, della pianificazione più in generale e sulle questioni del lavoro dello stacanovismo. Vale la pena ricordare che anch'esso ha un carattere unitario a sinistra, non è limitato ai comunisti. Vi sono dei celebri interventi di Vittorio Foa su Rinascita a proposito dello stacanovismo che sono entusiasti, lui successivamente farà ammenda su questi, ma ecco, nel 57, credo siano entrambi lo stesso anno. Comunque, ci sono un paio di articoli su questo tema che mi sembrano importanti. Il dibattito sovietico è presente anche al convegno del 62, vi è un economista sovietico, Arzumanian. Arzumanian però, e su questo chiudo il mio commento per cui ho preso anche troppo tempo, Arzumanian però si può notare che era anche un economista sovietico molto attento al modello, insomma, a quanto avveniva negli Stati Uniti. L'anno precedente era stato in visita lui stesso negli Stati Uniti. Quindi se vi è certamente un carattere di separabilità del dibattito del mondo occidentale e di quello socialista, vi sono in realtà anche delle compenetrazioni. Gli stessi socialisti sono, gli stessi esponenti del mondo socialista sono discussi nelle riviste della produttività più di quanto uno si potrebbe aspettare, e comunque vi è una certa dialettica. Quindi ritorna alla questione della compenetrazione, della compresenza di cui ho accennato un po' nel paper, dell'essere nemici per la pelle, per così dire, sempre anche su questo specifico tema dei dibattiti su automatismo e sviluppi del mondo produttivo. Sono solo cenni rapidi, sono una questione complicatissima, ma ti ringrazio della domanda, che rimane sicuramente non soddisfatta. Grazie Settis, diciamo, le repliche potrebbero essere la base, diciamo, di una discussione ulteriore, ma credo che si debba chiudere qui. Insomma. Ci rivediamo oggi pomeriggio. Ci salutiamo. Scusate. Si era interrotta la comunicazione, credo. Dicevo che le repliche sono la base di un'ulteriore discussione che non possiamo fare. Diciamo, chiudiamo qui, credo in termini, in orario perfetto. Ci rivediamo oggi pomeriggio. Grazie a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie a tutti e a presto.